Ciao ragazze, ecco il nuovo video. Questa volta ci occuperemo della rimozione degli smalti Plinio. Io ho fatto questo semipermanente 19 giorni fa. Come vedete, si è mantenuto abbastanza bene, a parte questa piccola parte, insomma, che ho aperto una lattina e quindi giustamente mi è saltata via. Questa zona non avevo sgrassato la base, quindi si è ritirata un pochettino in punta, però nonostante tutto è riuscito lo smalto a tenere bene senza evidenti sbeccature. E da quest'altro lato invece avevo sgrassato solamente la punta per limitare un attimino il ritiro mentre catalizzavo in lampada. Però purtroppo ho notato che una parte della punta è saltata via già da 2-3 giorni, mentre questi qui si sono mantenute meglio, nonostante siano più chiare le punte, proprio per il fatto che si è ritirato un pochino di più. E ho provveduto già a mettere il pad dentro questi cappuccetti che ho preso su AliExpress. Mancano 5 minuti e tra 5 minuti vedremo appunto come viene via questo smalto. Ricordo che comunque ho utilizzato base shellac, colore Plinio in due passate e top Plinio. Allora, provvediamo adesso, nel frattempo che aspettiamo che il pollice sia pronto, a preparare qualche altra unghia. Utilizzo una lima nel lato 180 per uvagizzare bene il top. Ecco, qui sembra molto facile da opacizzare, cioè nel senso non è rigido, non è duro per niente, anzi sembra venire via proprio molto molto bene. Ecco qui, vedete? Sta opacizzando bene. Adesso io, per facilitare la rimozione, anche se in questa unghia non c'è particolare bisogno perché già una parte della sigillatura e dello smalto è saltata, però praticamente io faccio questa cosa, cioè praticamente do la forma all'unghia già pronta per il nuovo lavoro eventualmente, e così facendo tolgo la sigillatura e quindi l'acetone del remover penetra meglio nel semipermanente. Ecco qui, più o meno l'unghia è opacizzata tutta. Opacizzo anche vicino ai bordi, stando attenta a non andare troppo sull'unghia naturale. Ok, adesso piccolo pad. Io utilizzo ancora un residuo di remover della Care, anche se ormai c'è rimasto veramente poco. Ecco qui, pad bagnato. Io in precedenza l'ho tagliato perché sono un pochino più grandi, sono di queste dimensioni qui, quindi io li ho tagliati a metà per metterli dentro questi cappuccetti, altrimenti non riescono ad entrare. Ho avuto un po' di difficoltà con il dischetto di cotone perché comunque è faticoso da inserire dentro, quindi ho preferito utilizzare i pad di cellulosa per rimuovere. Inserisco l'unghia. Ecco qui. Allora, come vedete, questi cappuccetti hanno una dimensione standard, quindi per chi ha le unghie più affusolate magari si troverà con il cappuccetto un pochettino più lento, mentre io, che ho le unghie piuttosto salsicciose, per me insomma sono perfetti perché si inseriscono bene e tengono ben stretto l'acetone senza permettere all'acetone di evaporare. Allora, sono passati solo 7 minuti, quindi attendiamo l'ottavo minuto con fiducia perché comunque vorrei fare il test e vedere se il prodotto si riesce a rimuovere prima dei 10 minuti canonici. Adesso prendo lo strumentino. Io sto aspettando che mi arrivi il famoso spingi cuticole
triangolare che sembra un pelapatate. Nel frattempo utilizzo questo qui classico, ci accontentiamo di quello che passa il convento. Benissimo, sono passati 8 minuti, cerco di fare un po' di pressione e di massaggio per provare, insomma, con l'azione meccanica che sto facendo già a togliere via un pochettino di semi permanente. Vediamo un po'. Sorpresa! Ecco, già segno positivo al massimo è che praticamente un buon 35% del prodotto è dentro il pad, quindi vuol dire che sicuramente si rimuoverà facilmente. E infatti così è. Guardate. Allora, per tutte le ragazze del gruppo, sapete voi che io ho la fissazione, insomma, della rimozione. Un prodotto che si rimuove in questa maniera, cioè praticamente con 8 minuti scarsi di acetone e praticamente zero sforzi, cioè zero pressione con lo spingicuticole, assicura sicuramente, non si dice comunque, assicura un'unghia sana. Infatti potete vedere che l'unghia è perfetta sotto, non ha nessun tipo di problema, non è debole perché è perfettamente rigida. E questo ci dà il polso, ho fatto un po' di sporco qui, e ci dà il polso di quanto un prodotto sia valido, perché il semipermanente deve avere come caratteristica quello di rimuoversi facilmente con il remover, perché in inglese viene chiamato soak off, cioè praticamente che va via per immersione. Quindi l'immersione è intesa come immersione nell'acetone. Se il prodotto non va via facilmente con acetone, vuol dire che in realtà non è semipermanente, è un gel ibrido o è una via di mezzo tra gel e semipermanente. Che cosa succede? Che così facendo le unghie si rovinano, perché soprattutto se siamo home user, cioè se siamo ragazze che lo fanno a casa senza avere, diciamo così, un corsi fatti o un'esperienza di onicotecnica. Questo perché ci vuole veramente pochissimo a far arrivare la lima al colore. Quindi se si rimuove con la lima perché è troppo duro, è troppo difficile da rimuovere con lo spingicuticole, si può rischiare appunto di rovinare il letto ungueale. Scusate, stasera le parole vanno un po' per conto suo, perché si arriva praticamente facilmente alla lamina ungueale. Con il remover, che cosa succede? Se il semipermanente è troppo difficile da rimuovere, ci vogliono tempi molto lunghi, diciamo così, di posa tra virgolette dell'acetone. Abbiamo lo stesso problema, anche se diciamo così in maniera diversa, l'unghia si rovina ugualmente, perché l'unghia è molto porosa, quindi assorbe acetone e diventa praticamente molliccia come quella lì dei neonati, molle molle, e bisogna poi tagliarla, aspettare quindi di rinforzarla e via dicendo. Quindi un buon semipermanente è quello che ci consente la rimozione entro i 10 minuti di posa, che sia con cartoccio, che sia con cappuccio, che sia con le mollettine che si trovano lo stesso su AliExpress, su eBay o su Amazon, e che consente proprio di essere eliminato facilissimamente con lo spingicuticule. Questo è dicono i latini, una conditio sine qua non per giudicare un prodotto. Non ci facciamo illudere dalla durata, perché non sempre il prodotto che dura parecchio poi rispetta le unghie. È ovvio che se una ragazza ha già una certa dimestichezza nell'utilizzare lime, frese e via dicendo, può utilizzare benissimo i semipermanenti di qualsiasi marca, anche quelli, insomma, che sono più difficoltosi da rimuovere con l'acetone, con il remover. Ma chi non lo fa per mestiere veramente rischia di fare dei danni seri. Io parlo in prima persona perché comunque l'ho testato sulle mie unghie, una rimozione aggressiva mi ha costretto per un mese e mezzo
a non poter mettere il semipermanente, a dover tenere le unghie super corte, a dover applicare olio di ricino tutte le sante sere, anche se era in piena estate. E quindi poi vi farò un video anche su quello che sono per me, quelli che sono per me i metodi migliori per rinforzare le unghie. Quindi ragazze, mi raccomando, pensiamo alla rimozione. La rimozione deve essere semplice, facile. Adesso proviamo con quest'altra unghia. Non mi ricordo esattamente quanti minuti sono passati, ma dovremo più o meno essere intorno agli 8 minuti. E infatti, guardate che meraviglia. Lo so, sono pazzoide, però io mi emoziono quando vedo queste cose qua. Guardate il prodotto dove è rimasto. Quasi tutto nel pad, dove dovrebbe rimanere. Prendiamo la nostra bella palettina. Le punte sono sempre quelle un pochino più rognosette perché ci va sempre a finire un po' più di prodotto. Ecco qua. A parte questo pezzettino antipatico da questo lato, il resto è venuto via veramente facilissimamente. Ecco, anche il pezzettino antipatico se n'è andato. Unghia in perfetto stato, ovviamente adesso provvederemo alla lucidatura dell'unghia. Tramite questo simpatico mattoncino, o anche questo in vendita dai cinesi, per fare in modo che le parti dove può essere rimasto un pochino di base, perché comunque la base sempre un pochino rimane sull'unghia, difficilmente si riesce ad avere l'unghia completamente pulita, ma va bene così, l'importante è che si tolga il colore, che la superficie rimanga più o meno liscia e con questo mattoncino la possiamo anche lucidare. Non so se si vede, l'unghia bella lucida. Ecco qua, questa è la nostra rimozione del semipermanente plinio, quindi super 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 approvato. Ovviamente io non l'ho applicato con la base Plinio, ma so insomma dal gruppo Facebook di Plinio che anche la base è particolarmente valida. Il colore e il top si rimuovono in maniera veramente semplice e a tutto vantaggio delle nostre unghie. Il video è finito, grazie mille ragazze, alla prossima!